con me un po' di amici, un po' di ragazzi da Rio Nero, e presentava non in concorso un film che ritengo fra i più belli di quella stagione, della Panorama, mi pare si chiamasse, la sezione parallela del concorso, che era Giorni di San Sebastiano. E un film, una ricetta che ha ovviamente, come in tutta la sua cinematografia, lo sguardo molto assurdo. Dopo vediamo altri film, dico in modo qualche anno dopo, la vicenda del sindacalista Placido Rizzotto, che ha per protagonista Viaggio che vedremo stasera a Salerno, attore straordinario, così poco apprezzato dalla cinematografia, diciamo, di quelli che vanno in televisione, no? Non lo vedremo in televisione, vedremo invece di recitare questa splendida opera d'arte, che è appunto il film Viaggio. Ecco, abbiamo voluto chiudere Cinetica quest'anno con la retrospettiva di Desica con un film che direi coraggioso, un film che guarda lontano, un film che è soprattutto scavaletto come un profondo, un film che ritengo religioso o mistico, come ci chiedeva stamattina una ragazza del liceo stamattina. Poi vedremo eventualmente con Sua Eccellenza il Vescovo di discernere queste categorie, anche se sembrano cambi continui, evidentemente nel linguaggio comune è piuttosto corretto. Quindi, Pasquale, grazie di essere qui, illustra brevemente il percorso di questo film e che cosa ha scaturito nelle visioni che ormai hai portato in giro. Domani sera, sabato, sarà presentato a Milano ai seminaristi, quindi insieme al cardinale Scola. Quindi saranno un centinaio, diverse centinaia di seminaristi in lombardo. Quindi è un film che sta girando molto, due sere fa era al Festival di Bari. E quindi c'è questa grande risposta da parte del pubblico. E questo accennare e sommitare anche i contenuti del film. Dottor, buonasera, grazie per essere venuti. Vedete il film. Due parole velocissime. Parlare dopo per questo film, praticamente c'è il vostro vescovo come pace, una riflessione sui temi che affrontiamo nel film. Dico solo semplicemente perché io non ci sono cari di sapere, ma sono un laico, che è stato lontano, visto sia fisico sia mentale. Fondante, diciamo così, il vuoto, no? Che ci circonda, nel quale siamo immersi tutti. E allora
la nostra crisi ha tre punti centrali, no? Fondanti. E sono uno è il rapporto con la natura, il grado di avere un rapporto con la natura. Abbiamo dimenticato che la natura è la madre terra, ci nutre tutti, e non facciamo altro che santeggiarla, interpretarla, che consumarla come se fosse una cosa qualsiasi. Per più di 20.000 anni, i nostri antenati, di che cosa si chiamava della civiltà contadina, no? Ci hanno preservato la natura, ce l'hanno resa intatta, se non migliorandola. Noi nell'arco di mezzo secolo stiamo distruggendo, senza capire che distruggendo la natura distruggiamo la casa nostra, cioè distruggiamo noi stessi, il nostro essere uomini. E quindi il rapporto con la natura, l'altro problema è il problema del Dio, il problema della spiritualità, della religiosità, anche questo, no? Una civiltà come la nostra, spesso, anzi, nella norma, diciamo così, i valori della religione, della religiosità, della ricerca di Dio sono valori che non esistono, cioè che abbiamo messo da parte, che non ci pongono più problemi, anzi, diciamo così, sembra quasi una cosa, diciamo, così marginale, sì, va bene, non credere, credere Dio la messa, no? Eccetera. Invece quello del rapporto con Dio è un tema centrale del nostro essere uomini. Cosa che ci permette di essere una unità come esistenza, quindi questo bisogno, che il bisogno esiste da sempre, perché esiste l'uomo, come pensate, no? L'uomo che ha una mente, cioè che pensa che la ragione è sempre stata una delle menti centrali, no? Gli occhi, no? Gli occhi verso il cielo, prima di cercare le divinità, poi dopo, con l'avvento del cristianesimo, cercare la parola del Cristo, per il senso, no? Delle cose che Cristo ha voluto dirci, ha voluto lasciarci, sono centrali, sono importanti, senza quelle siamo uomini a metà, diciamo così, e anche questa è una crisi, ma è anche il paradigma di una crisi, ma è anche poi la soluzione che Pietro dà con la sua testimonianza a questa crisi. La terza crisi, forse insomma quella che apparentemente è la più facile, tra virgolette, quella che abbiamo sotto gli occhi di tutti, cioè il problema della povertà. Noi viviamo in un'epoca in cui ci sono circa 1 miliardo di persone che ogni anno muoiono perché non hanno abbastanza da mangiare, perché non hanno abbastanza medicina per curarsi. Però poi ci sono le nostre società, le società post-industrializzate, le società consumiste, diciamo, che dove invece ci sono quasi un altro miliardo di persone che ogni anno muoiono perché mangiano troppo, perché si avvelenano, oppure prendono proprio le medicine, eccetera, eccetera. Per questa contraddizione, no? Questo fatto che solo il 10% degli uomini del mondo possiedono e consumano il 90% delle risorse, il 90% invece che vive nell'indigenza, è una cosa che non è tollerabile, e quindi è il problema della povertà, il problema della ricerca di Dio, il problema del rapporto con la natura, che sono i tre punti centrali della crisi del nostro tempo, e sono invece la risposta che Viaggio dà, che risposta dà Viaggio, senza parlare della sua testimonianza, ma lascia tutto quello che ha, lui era un ragazzo ricco, come San Francesco, aveva tutto, non mancava niente, a un certo punto, proprio perché sente questo vuoto, no? Esistenziale, che va via, lascia tutto, si rifugia nella natura, vive l'eremita, nei boschi, nelle montagne, e lì fortifica se stesso, lui acquista il senso della propria esistenza e capisce che quello è, diciamo così, il modo per sfuggire e per trovare la serenità interiore. Ma una volta che ha trovato la serenità, ha bisogno, cioè è normale, no? Si sta nei boschi, la sera, tutta la notte, si guarda il cielo, si guardano le stelle e ci si pongono altre domande. Quindi comincia questa ricerca di Dio, che è una ricerca all'inizio. Lui me l'ha raccontata, la ricerca vaga, la ricerca, per cui invece comincia a diventare sempre più pressante, sempre più un'esigenza sempre più forte, e fino a quando non incontra, diciamo così, nella sua memoria, legge qualche libro, qualcuno gli parla che si ricorda di San Francesco, allora capisce che San Francesco è la mediazione, no? Cioè quello non riesce a porto di Dio stesso in questo dato, non riusciamo a vederlo. Invece c'è abbiamo bisogno di una mediazione, questa mediazione è la prova della figura di San Francesco, fa questo viaggio a piedi fino ad Assisi per cercare la spiritualità vera del francescanesimo, per dire
cose che Francesco ci ha lasciato come testimonianza di un'esistenza, è il dono della società e capisce che finalmente ha trovato Dio, ma non l'ha trovato in cielo, sulle stelle, nei pensieri, diciamo, del rapporto tra noi e il tutto, tra noi e l'infinito. Allora lo trova nel corpo dei propri fratelli. Lui stesso mi ha detto un giorno, dice Pasquale, dice, quando brano del Vangelo, quando Gesù torna dopo la morte, la resurrezione, torna con i suoi discepoli e cioè, si sta per congedare da loro, i discepoli gli chiedono: maestro, quando e dove ti rincontreremo? Ebbene, Gesù risponde: vi rincontrerete ogni volta che avete davanti un fratello che non è niente, un fratello che soffre, un fratello che ha bisogno, io sarò lì. Dove viaggio che trova Dio, lo trova nel corpo dei suoi fratelli, e fa questa scelta rivoluzionaria totale, completa, di dedicare se stesso ai poveri, ma non lo fa a tempo perso, come si dice, non lo fa facendo il volontario, lo fa dedicandosi ai poveri e diventa povero tra i poveri. Lui va a vivere nella stazione dove ci sono normalmente le volte, cioè come ci sono ancora i cosiddetti barboni, vive insieme con loro, si occupa di loro, chiede le elemosine a loro, vive insieme a loro, vive la più assoluta ed estrema povertà, e poi piano piano costruisce questa comunità che oggi è una realtà straordinaria, delle cose che mille, senza tempo, i migranti, poi nel frattempo ci sono le povertà, no? Sono arrivati i migranti che vengono dall'Africa, eccetera, le donne, i bambini non sanno dove andare, dove crescere, eccetera, e quindi ecco, questa è, come dire, la sua risposta alla crisi del nostro tempo. Ed è una risposta che è tanto più efficace perché non ha parole, è una risposta di un esempio, cioè lui ha una coerenza assoluta che a me veramente mi affascina, mi sconvolge, per lo stesso tempo una cosa che non riuscirebbe mai ad avere. Questa coerenza viene data da questa fede enorme che ha, che non è una fede dettata dalla paura, dal dogma, ma è una fede che si fonda sulla libertà, cioè lui ha la scelta, lui si era libero di poter, diciamo, andare a seguire una strada piuttosto che un'altra, ha deciso di seguire una strada, che è una strada che ha portato poi a questa competenza. La cosa che più mi sconvolge, mi ha sconvolto dopo quello che ho deciso di fare questo film, è che tutto questo non viene vissuto con angoscia, con sofferenza, sì, tutto questo, soffre molto, soffre molto, ma viene vissuta con la assoluta serenità. Io in vita mia non ho mai conosciuto una persona più serena che piange, cioè lui è sereno, ha sempre una parola buona, ha sempre un sorriso, è dolce, e questo ti fa capire che quella scelta è una scelta buona, una scelta giusta, che le nostre sono spesso scelte sbagliate. Buona visione, magari mai più di un mese che vivo in questo pagliaio e la mia anima è quieta. Prima avevo tutto e non ero mai contento. Ora non ho niente e sono sereno. Che devi fare qua? Voglio cercare Dio. Lo cerchi qui, in queste montagne? Trova Francesco e lui ti indicherà la strada. Ma te ne devi, io ti sparo! Ma perché mi fai questo, fratello? Per i soldi. Viaggio! Viaggio! Io ho deciso di non toccare più soldi in vita mia. Ci vuoi venire con me? Vive come un barbone sotto i portici. Sì, vive come un barbone sotto i portici, con un cane. Ti sono venuto a trovare per farti una domanda. Alla fine l'hai trovato Dio. Persegue questa logica nel cinema di quegli uccidere. Dicevamo prima, la religiosità, la fede, ma anche il rapporto da recuperare con la natura, che magari altre film, altre religioni hanno, specie nell'Oriente, hanno ben più forte rispetto a noi. Linda, prima non c'era, lei ha prodotto questo film, partiamo subito con dire c'è anche questo film. Prego. Mi hanno visto all'entrata a fare i biglietti, però cioè, è anche per dirvi che il film è un film in anteprima, anche per questo avete pagato un biglietto, perché in questo momento è nelle sale cinematografiche un po' di tutta Italia, quindi
però noi siamo stati felici di accogliere l'invito di Armando e di venire qui e portarvi il film, anche se non c'è un cinema, però abbiamo fatto tutto in maniera regolare affinché si potesse fare un film e farvelo vedere. Quindi insomma, ecco, per questo il biglietto, perché molti mi chiedevano, non sapevo, c'era il biglietto, c'era, mi premeva dirlo. Io ringrazio Armando per averci dato questa possibilità. E saluto Vito, Leone del comune di Bella, e non a caso, perché avete visto alcune scene, non so se le avete riconosciute, ma siamo passati anche da qui, siamo passati dalla Basilicata, Muro Lucano, Bella, eccetera. Quindi è stato un film difficile produttivamente, perché insomma è stata lunga e faticosa anche per noi, proprio il mettersi in cammino giornalmente, cambiare posti. Abbiamo seguito un po' quella che è stata la vita di viaggio, no? Quindi seguire questo personaggio di città in città, di regione in regione, quindi è stato anche un po' complicato, però siamo felici e contenti di aver raggiunto questo obiettivo, di avervi fatto conoscere questa persona che è eccezionale, che vi invito a conoscere se non lo conoscete. Magari chi di voi scende a Palermo, lui è lì in missione e accoglie tutti con un sorriso, quindi per noi è una persona speciale. Grazie. Grazie. Eccellenza, se vuole dare una testimonianza, un contributo, una sua considerazione su questo gioiello di film che abbiamo fortemente voluto dopo essere passato da un festival di Bella, dopo il festival di Roma, e quindi è passato da noi. Eccellenza, una sua prima impressione a campo, come si può dire? Un bel film perché permette a tutti, specialmente a coloro che pensano che la felicità sta nel vivere una vita senza problemi. Il Salvatore in fondo manifesta i sentimenti di tutti i giorni, poter avere amici con cui divertirsi, e ciononostante chi è alla ricerca di qualcosa non giudica nessuno, perché vuole che personalmente facciano quella esperienza della vera ricerca di Dio, che tu trovi nel momento in cui sai abbracciare la presenza di Dio attraverso la natura. Le ricerche sono molto molto belle, molto significative, perché se vuoi liberarti della tua paura, devi allora fidarti di Dio, e quindi essere pronto ad accogliere quello che la vita ti mette davanti. E a volte è proprio la natura che si manifesta attraverso un cane come Libero, che ti fa sentire che non sei più solo, c'è qualcuno che crede a te, nonostante non sia cosciente che la sua vita è legata a quella che gli uomini pensano tu possa essere utile, perché danneggi, ecco, quelli che sono i progetti. E poi quella tua libertà di cercare un senso alla tua vita, perché questo film si può leggere sotto tanti punti di vista, non soltanto dal punto di vista religioso, ma anche dal punto di vista di quelli che sono alla ricerca di un significato da dare alla loro esistenza e non lo trovano. E la cosa bella è che non bisogna arrendersi di fronte agli ostacoli che tu puoi trovare, a volte proprio all'interno della tua famiglia, dei tuoi amici, di coloro che ti giudicano dalle apparenze, di coloro che hanno più paura di te e quindi cercano di difendersi a denti stretti. E poi questo viaggio che tu fai perché sei attratto da persone che hanno mostrato, non con le parole, ma con i propri gesti, come quelli di Francesco, che è possibile dare un senso alla vita, e quindi non uno, ma più persone. Ecco, io credo che soltanto per dire qualcosa, perché ognuno poi può esprimere la risonanza che questo film ha avuto nella propria esistenza. E io che lo guardo non soltanto con gli occhi della fede, ma anche con gli occhi di chi a volte ti chiede, ma esiste veramente Dio?
e allora lo devi cercare, e se lo cerchi il Signore prima o poi ti permette di cogliere la sua voce e di dare una risposta a tutte le tue inquietudini. Complimenti. Grazie. Sì, questo problema del fidarsi, no? Fede è una parola latina, viene dal latino, no? Vuol dire proprio questo, fidarsi. Io diciamo proprio rispetto a questo tema, io diciamo ancora non posso dire un credente, io sono, però diciamo mi sono messo in cammino, credo sia la cosa più importante. Io penso proprio questo, perché il problema è tutti devi fidare di Dio ed è facile, cioè, nel momento in cui lo hai moderato, quando pensi che non è facile fidarsi di Dio. Il problema è se Dio si può fidare di te. Credo di sì. Bisogna essere in due, no, nel senso che questa cosa ci vuole delle responsabilità, no? Sì. E quali sono queste responsabilità per potersi fidare di te, Dio devi diciamo testimoniare che può essere cristiano, cioè lo devi, non basta che sono cristiano, diceva Gesù ai suoi connazionali, no? Gli diceva non basta riempirsi la parola, la bocca della parola di Dio, eccetera. Non mi dice Signore, Signore, ma bisogna testimoniare proprio essere cristiani. Ecco, questo voglio dire con il tipo, bisogna vedere se Dio si può fidare di noi, di me, nel momento in cui io posso raggiungere. Però della fede non è un problema secondario, è un problema molto importante. Noi purtroppo non abbiamo un po', come dire, il nostro tempo, un po' messo da parte questo tema, questo problema. Invece dobbiamo centrare nel nostro essere uomini, perché il nostro essere uomini effettivamente veramente si riduce solo a nascere, no? A crescere, poi alla fine a livello, diceva l'altro, a morire, scegli. Il problema è che dentro di noi c'è questa scintilla, no? Questo bisogno di ricongiungersi col tutto, di cercare tutto, di ricongiungimento col tutto, di superare la dimensione proprio quella materiale dell'esistenza. Quindi la ricerca di Dio, questo cercare di fidarsi, questo bisogno di fidarsi, forte, determinante, non è una cosa sovrastrutturale, è una cosa centrale, per cui noi abbiamo la fortuna di avere una religione, per chi crede, per chi non crede, non cambia niente, cioè che il cristianesimo che si fonda su dei principi essenziali, cioè con dei valori che sono fondanti della comunità degli uomini sostanzialmente, hanno il prossimo tuo come te stesso, sembra una cosa quasi più alta, però non c'è mai riflettuto su queste parole, perché non è amo il prossimo tuo come te stesso, quindi prima di tutto devi amare te stesso per poter amare gli altri, per poter amare te stesso devi avere una comunione con gli altri, devi avere, diciamo così, non ti devi sentire egoista verso gli altri, quindi questo bisogno sostanzialmente di costruire comunità dove aiutare il più debole, quello che non ce la fa, che non ce la può fare, che non ce la fa, quello che è stato per motivi suoi messo ai margini della società, non è semplicemente una cosa, diciamo così, un dovere etico, è un valore che ti riguarda, perché tu alla fine, cioè, misuri la tua umanità in questa direzione, misuri il tuo senso, cioè noi non siamo uomini, cioè, non ci sono più uomini buoni. E proprio in questo sta la grandezza del cristianesimo, un Dio che si fa uomo, ma perché ha bisogno di farsi uomo? Io mi sono sempre chiesto, guarda, cioè perché un Dio ha bisogno? Cioè, non ne avrebbe bisogno, se non è Dio, c'è cioè, stato dovuto usare cose, sa quello che succede, ma no, perché? Perché ha bisogno di conoscerci. Cioè, la figura del Cristo, che Dio diventa uomo per vivere come noi, per soffrire, per gioire, non solo perché noi spesso abbiamo l'idea del Cristo che è come se fosse solo sofferenza, no? Cioè la sofferenza è una parte della vita, una parte importante, e nei Vangeli ha una sua, diciamo così, è quasi predominante rispetto a tutto il resto, perché il problema della sofferenza è un problema che ci angoscia, no? Mentre la gioia, vivo una gioia già di per sé, no? È significativa ed importante. Però
senso, ma che gioia di vivere, cioè ci insegna a essere vivi, cioè tutte le parabole, diciamo così, tutte le cose che ci dicono, che ci dice Cristo attraverso le parabole del seme, no? Da cui nasce la vita, che si diventa. E quindi c'è, cioè, ecco, questa dimensione qua non è una dimensione, ripeto, solo questa, è una dimensione essenziale, di questo dobbiamo essere capaci di riappropriarci. Noi abbiamo avuto, non so, per chi crede, giustamente, è un grande dono di Dio. Abbiamo avuto il dono che nel momento più grave della nostra crisi è arrivato quest'uomo, come dice lui, che viene dalla fine del mondo, che ci sta dando veramente, cioè senza bisogno di dire cose stratosferiche, ci sta ridando la speranza, ci sta ridando il senso. Ma queste cose dobbiamo essere capaci di coltivarle, cioè di essere, cioè di farle nostre. Non possiamo lasciarlo solo, padre, questo santo uomo che abbiamo. E come, così come non dobbiamo, che non possiamo lasciare solo Biagio, perché dobbiamo, cioè, sono degli uomini che ogni tanto arrivano, no? Cioè che ci danno, come è stato per Francesco, questo Francesco quasi mille anni fa, e poi ci indicano una strada. Però se non è che dobbiamo fare il cammino, dobbiamo metterci il cammino, perché se no non ci mettiamo il cammino e stiamo fermi, le cose succedono e ci sopraffanno e noi rimaniamo sostanzialmente dei guardoni del mondo, invece dobbiamo essere protagonisti del mondo. E qui siamo quasi tutti adulti, cioè siamo persone adulte, i nostri ragazzi. Cioè io ormai stamattina mi incontro di, sono sbarriti di fronte al mondo, spesso hanno atteggiamenti un po' strafottenti, ma in modo come qualsiasi persona, sono sbarriti di fronte al mondo, non sanno più che cosa chiedere a se stessi, che cosa chiedere agli altri, non hanno più, diciamo, una dimensione di dire, vabbè, voglio fare qualcosa nella vita, voglio essere utile per me stesso, per gli altri, voglio costruire il mio futuro, è lontano da loro. Allora noi dobbiamo essere capaci, proprio perché in qualche modo con le nostre storie, con le sue, con, diciamo, le strade che attraverso, abbiamo ancora un amore per la vita, abbiamo un amore per le nostre comunità, dobbiamo essere capaci di dare a questi ragazzi un senso. Però per poter dare a loro dobbiamo avere un nome, un senso della nostra strada al mondo. Dobbiamo capire dove stiamo andando, in che direzione vogliamo andare, perché se non capiamo questo, cioè continuiamo a nostra, fermi, girare intorno alle cose, le cose che ci sopraffanno, e noi non siamo più capaci, cioè non abbiamo più la capacità di capire, che è un altro grande tema del nostro tempo, è la capacità di capire quello che ci sta succedendo. Ecco, quindi, scusate, sono discorsi che non c'entrano col cinema, ma infatti questo film è... sempre, non è il cinema, non è il cinema, c'è qualcosa che va oltre. Io per poter fare questo film ho dovuto studiare di tutte le mie conoscenze, di tutto quello che sapevo, del mio mestiere, perché volevo andare incontro, no? A questa figura, a questa presenza che mi pone a me, che ci pone a tutti i grandi temi, i grandi problemi, che ci pone a tutti cose che non hanno, diciamo, che vanno oltre, una volta si chiamavano teologiche, si chiamavano filosofiche, ma semplicemente sono, diciamo così, cercare di dare, di avere un pensiero sulle nostre società. Se cominciamo ad avere un pensiero, allora poi diventa tutto più facile, tutto poi viene in discesa. Finché non abbiamo un pensiero, siamo prigionieri delle nostre quotidianità, delle nostre angosce, del mutuo da pagare, piuttosto che delle cose, no? Delle difficoltà a crescere. Sono tutte cose sicuramente giuste e interessanti, però se rimane solo questo, quindi la storia di Biagio è la storia di uno che è alla ricerca di Dio e trova Dio proprio nella sua capacità di donarsi agli altri, spogliandosi di tutto quello che ha e dando dalla sua povertà. Ecco, questo è un Vangelo scritto veramente con il desiderio di portare una buona notizia. Il film, credo, riesce a dare la buona notizia. E c'è anche una scena in cui lei ha mostrato dei bambini che sono sensibili a certi temi, quando incuriositi di Biagio che sta sulle scale, di lontano dagli altri,
vestito, o meglio, trasandato, ebbene restano stupiti dal modo come Biagio li sa accogliere. E la risposta non può essere se non la generosità di bambini che tornano e hanno qualcosa da dare, sia a Biagio che a lei. Grazie, Eccellenza. Penso che c'è il padre Biagio qui, che lavora con i carcerati, ho avuto il piacere di stare presentare con me un film al carcere di Melfi. Ecco, è un film che si presta molto a una nuova posizione di quello che noi vogliamo dire, vogliamo dare alle persone più sfortunate dei carcerati. E qui in sala con noi c'è anche una regista, Giuseppe Cagnino, un'attrice Simonetti, c'è Michele che lavora con il cinema, dentro di noi, e lo stesso Pino, che ha fatto delle esperienze di cinema insieme. Vorrei che il sindaco Antonio, una battuta, dove un bacio, una battuta da una visione laica, visto che Pasquale Scimea ci ha fatto una omelia laica, possiamo definire così, nel senso che dal suo punto di vista ha voluto portare questo contributo assolutamente straordinario, questo gioiello di film, che è metacinema, però non sappiamo i confini dove il cinema del metacinema. Vediamo, Antonio, prego. No, io confesso che sia ho perso almeno 10 minuti con l'iniziale, quindi non è detto che abbia colto esattamente il senso, sebbene vorrei dare a voler dire che questo film che personalmente ho trovato molto bello, bello perché come tutte i messaggi che si traducono nel linguaggio dell'arte con una grande leggerezza di tocco, soprattutto la fotografia sugli esterni, i paesaggi, i colori, con apparente semplicità, credo anche molto studiati in realtà, cioè filtrati attraverso la tecnica, attraverso la conoscenza del linguaggio, offre lo spessore del significato del cammino che sicuramente è spirituale e lo offre in maniera apparentemente molto semplice, molto scarna. Questo è il linguaggio dell'arte, se ne parlo io in questa cosa ovviamente non trasmetto a nessuno le stesse emozioni, questo è esattamente ciò che differenzia un artista da un comune mortale, quindi tanto per cominciare complimenti al regista. Secondo luogo, quello che credo di poter dire è che, al di là del fatto che il film mi pare carissimo, cresce un'esperienza specifica e particolare, il film è di straordinaria qualità in un momento come questo, nel quale tutti quanti viviamo in un mondo attraversato, a voler dire poco, da un grande disorientamento, in cui il bombardamento a cui siamo sottoposti mediaticamente ci propone quotidianamente la prospettiva dell'avere e quella dell'essere, la prospettiva del riuscire rispetto a quella dell'essere, appunto, insomma, un mondo che è sempre ispirato a gerarchie di valori dominanti che sono l'esatto rovesciamento del significato dell'esistenza a cui questo film fa riferimento. Ed è di grande attualità perché tutti i tentativi in un mondo come quello in cui viviamo, in una fase storica attraversata da conflitti a cui ci eravamo anche tutti disabituati, pensavamo di cambiare un continente di pace, invece giro di pochissimi mesi abbiamo scoperto che si può combattere ad est, si può combattere a sud, ma molto vicino a noi, per ragioni molte volte incomprensibili, che tante volte sono legate al controllo dell'uso di risorse, al di là anche dei fanatismi e degli integralismi con cui sono presentate dal punto di vista politico alcune opzioni. E in un mondo fatto come questo, sebbene è del tutto evidente,
facendo un interrogativo preciso che si conclude con la conquista della fede, come diceva il regista pochi minuti fa, il tema della ricostruzione di un orizzonte di senso riguarda i credenti come i laici, il tema della ricostruzione dei vincoli comunitari, il tema della ricostruzione del tessuto collettivo che dà un senso al vivere civile organizzato, è un tema che riguarda tutti gli esseri umani, laici o credenti che siano, cristiani o appartenenti ad altre religioni. E quindi gli interrogativi che suscita un film come questo sono tanto radicali quanto ampi, e non credo che per il modo in cui viene presentato il percorso umano mi piaccia, ma i temi vengono trattati, penso che un approccio di questo tipo sia efficace perché l'ambisce e attraversa per molti diversi la coscienza di chiunque. Non c'è tantissime volte in ognuno di noi, sulla base di quello che fa, si interroga sul senso di quello che quotidianamente riesce a combinare o non riesce a combinare, più di frequente. Per la verità, se non ci fosse un senso che costituisce la bussola di alcune azioni, che è la ricostruzione del significato per cui gli esseri umani campano associati, veramente non si capirebbe per quale ragione ci si sbatte, per quale ragione si lavora, per quale ragione ci si impegna. Ecco, credo che, lo si diceva prima, questo straordinario personaggio che poi è il Papa che viene dalla fine del mondo stia riuscendo con una potenza di impatto impensabile a sbattere quotidianamente sull'uso di chiunque degli interrogativi radicali, e questa è una cosa che non può che farci bene alla salute mentale. Speriamo che sia un altro ventennio, magari per le nuove generazioni che possano dare altro. Prego. Gracias.
decine di amici con i quali abbiamo percorso questi 20 anni di cinema. Abbiamo celebrato la Santa Messa in diretta con Mondo Fortemente e Padre Biagio con una omelia straordinaria ha celebrato questa messa. E quindi brevemente un omaggio a Vittorio Messi. Un omaggio non soltanto a Messica, ma a un messaggio che Messica ci ha dato in cinema. Per noi che il cinema è stata colonna sonora della nostra vita, non può prescindere da un grande Vittorio De Sica. Noi generazioni degli anni 50-60 e su di lì, figli di Ciuscià, ladri di biciclette, la Ciociata, la Bersagliera, Pane, Amore e Fantasia, proiettati dal ieri, oggi, domani, a nuovi orizzonti e conquiste sociali, distratti dalla rivoluzione sessantottina, ammiravamo il grande De Sica, il suo charme, la grande maestria e le provate di apertura sociale, le sue movenze da gran seduttore, rapivano, incantavano e incarnavano il nostro essere ad essere un po' De Sica, per approdare a conquiste per noi ancora tabù, specie al sud. Cioè la vita o la dolce vita di Fermiana e Moria esplose come l'incanto con le nuove aperture e per il meno delle farinanti censure. Così per completare l'encomio, noi di primi film visti all'oratorio non possiamo che dire ancora grazie Vittorio per quello che ci ha grazie. Ci vediamo per 20 anni.